Abbiamo deciso lo stato d'emergenza in coerenza con la dichiarazione di ieri dell'OMS e questo ovviamente ci consente di poter mettere in campo controlli, diciamo così, con delle procedure più accelerate. Il ministro della Sanità ci ha comunque confermato che la situazione è assolutamente sotto controllo e quindi non è assolutamente il caso di animare allarmismi perché abbiamo tutte le condizioni, sia sul fronte delle procedure di controllo che dei risultati che allo Spallanzani stanno arrivando sul fatto che appunto le situazioni sono molto molto limitate a quello che avete saputo poi ieri sera.